Vi siete mai chiesti se i giocatori di basket sono forti anche fornelli? Stagione 2. Già l'acquolina in bocca? Questo è perché non avete ancora ascoltato tutte le ricette di quest'anno. Buona visione e buon appetito! Oggi ragazzi, puntata a chilometro zero, perché oggi Luca Conti ci porterà... i canederli. Vai! Si prende il pane raffermo, il pane un pochino vecchio, lo si bagna nel latte. E non troppo, perché sennò diventano troppo molli. Esatto, pappetta, brava. Si mettono insieme le uova, perché le uova aiutano a tenere assieme il composto, e si aggiunge del prezzemolo. Si fa un'amalgama con tutti questi ingredienti, e mentre da un'altra parte si accende sul fuoco, si fa un soffritto di cipolla e si aggiunge il composto. L'affettato, insomma. L'affettato che si vuole, quindi può essere prosciutto, la mortadella, lo speck, quello che si vuole. Una volta cotto si mette dentro la scodella dove c'era dentro il pane e il composto esatto. Si mischia tutto assieme e poi si fanno delle palline e poi si fanno cuocere nell'acqua. E si possono fare di affettati, di salumi, insomma, oppure di formaggi o gli spinaci. Io vado sempre su salumi, non si sbaglia mai. Grazie per queste informazioni. Io voglio sapere quante volte nella tua vita l'hai fatto te proprio con le tue mani. Mai. Zero, perfetto. Mi hai chiesto la parte teorica. La ricetta, non se l'ho fatta. Okay.